Un'ampia bibliografia ripercorre le imprese belliche degli alpini durante il primo conflitto mondiale e lunga è la serie degli avvenimenti che meriterebbero di essere ricordati. Tuttavia, alcuni, per la loro drammaticità e per il prezzo in vite umane che imposero di pagare, hanno innegabilmente lasciato un solco più profondo nella memoria collettiva. È il caso della conquista del Monte Nero. Salve a tutti e bentornati al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, qui sulla linea della memoria, lo spazio che dedichiamo a chi è curioso della storia. Oggi vi raccontiamo le vicende legate alla conquista del Monte Nero. Prima di proseguire, se vi piacciono i perché della storia, allora iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina. Se poi apprezzate il lavoro di divulgazione del museo, lasciateci anche il vostro mi piace. Io, come sempre, ringrazio per la loro collaborazione l'ISTRIT, Istituto Storico Trevigiano, Comitato Provinciale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e il Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto. Monte Nero. La montagna deve il nome con cui è conosciuta all'errore di traduzione di un cartografo che confuse il termine crn, corno, che inizia con la K, con la parola crn, nero, che invece inizia con la C. La conquista della vetta sarebbe servita ad aggirare la testa di ponte di Tolmino e a raggiungere la linea dell'Isonzo. L'azione nella quale si inquadrava doveva avvenire nelle primissime fasi del conflitto, ma i reparti italiani furono trattenuti su posizioni più arretrate. Gli alpini, che sarebbero stati i più adatti a questo tipo di operazione, ne furono addirittura esclusi dal 26 al 29 maggio, scrive Emilio Faldella, con una sosta di cui ufficiali e soldati non comprendevano il motivo perché non era giustificata dalla presenza del nemico. Solo nella notte fra il 30 e il 31 maggio la pressione italiana riprese con decisione. Commenta Piero Pieri. Gli alpini riuscirono a conquistare con mirabile slancio la cresta del Vrata, ma il successo che aveva preoccupato assai i comandi avversari non fu sfruttato. Cominciò così l'urto contro le siepi di filo spinato e le trincee di cemento guarnite di mitragliatrici, contro le quali i nostri fanti dovevano fare affidamento sul loro fucile, sulla loro baionetta e sulle famose pinze da giardiniere. Gli austro-ungarici sanno approfittare al meglio dell'esitazione italiana, le loro forze di copertura si consolidano sulle posizioni cruciali, la più importante delle quali è senza dubbio quota 2102, da lassù, attestati sulla dorsale che da Monte Vrata corre verso il piede della cuspide del Monte Nero, col fuoco delle loro armi possono bloccare ogni movimento. La cresta troppo stretta ci impedisce di attaccare frontalmente l'obiettivo. La 34esima compagnia del battaglione Susa prova più volte l'impresa, ma senza successo. Vista l'impossibilità di un'azione diretta, il tenente colonnello Luigi Pettinati pensa allora di tentare un colpo a sorpresa. Nasce così quella che sarebbe passata alla storia come l'azione dei 31. La linea avversaria sarebbe stata aggredita di rovescio dal versante occidentale. Da quella parte, infatti, il terreno presenta difficoltà tali che gli austriaci hanno giudicato inutile predisporre una difesa efficace. Viene dunque costituito un plotone di 31 volontari, tutti provenienti dall'85esima compagnia, il comando del quale è affidato al sottotenente Pietro Barbier. Il pomeriggio del 2 giugno gli uomini scendono a Zaplecam agli ordini del loro ufficiale. Quella stessa notte dovranno effettuare l'ascensione verso l'obiettivo assegnato.
sono chiamati ad agire su un terreno del tutto sconosciuto e di conseguenza nessun percorso può essere predeterminato. Nessuno sa quale sia la reale possibilità di movimento fra quelle rocce. Il compito di tracciare la via è affidato a Barbier, che approfittando delle ultime ore di luce studia la strada osservando il terreno da valle. A mezzanotte i 31 si adunano e inizia la scalata. Il sottotenente Barbier ricorda a tutti gli avvertimenti e gli ordini già impartiti. Stare sotto, non perdere un solo passo per non interrompere il collegamento, marciare in silenzio, non tossire, non chiamarsi neppure sottovoce. Fare molta attenzione a non smuovere sassi, provare bene l'appiglio prima di issarsi, eseguire fulmineamente gli ordini che verranno dati, non pensare ad altro che ad arrivare lassù non visti e non sentiti, poi riunirsi dietro a qualche roccia, inastare la baionetta e quindi in un balzo solo piombare sul nemico al grido di Savoia lanciato in coro al segnale per far credere di essere in molti. L'azione del gruppo dei 31 viene coronata da pieno successo. Dopo una complessa ascensione, gli uomini raggiungono la posizione avversaria alle 3 del mattino, attaccandola alle spalle e cogliendo i difensori di sorpresa. Gli austriaci sono sopraffatti senza che gli alpini subiscano nemmeno una perdita. La 36esima compagnia può così avanzare e piazzare sul posto una sezione di mitragliatrici con il compito di coprire i successivi movimenti. Il generale Borojevic però non si rassegna ad incassare la perdita subita. Nei giorni che seguono tenta in ogni modo la riconquista della quota che gli italiani gli hanno sottratta e spedisce all'attacco il 3° e 4° reggimento Honved e reparti della 50esima divisione. Avere perduto il Vrata Vršić gli impedisce infatti di muovere facilmente le sue truppe dalla conca di Plezzo per Valle Penia. Per la prima volta gli italiani si trovano a dover difendere una posizione ad alta quota, costretti a misurarsi con le dure condizioni dell'ambiente naturale, oltre che con l'aggressività dell'avversario. Gli austriaci portano i loro primi attacchi ricorrendo alle bombe a mano. Tale arma è ancora sconosciuta ai nostri reparti, che solo qualche giorno più tardi si vedono consegnare i primi ridottissimi quantitativi di bombe a mano lenticolari modello spaccamela. Gli alpini tengono comunque duro. I maggiori disagi sono causati loro dalla natura e dal terreno. Il Vrata è coperto da una coltre di neve e spesso non è possibile far giungere il rancio caldo ai reparti, che devono alimentarsi con le razioni di emergenza. L'acqua e la legna sono assenti del tutto e all'inizio ogni cosa deve faticosamente salire in quota caricata sulle spalle degli uomini lungo i pochi sentieri che innervano la montagna. La forza delle braccia e delle gambe è la sola che può assicurare il trasporto dei materiali. Il freddo è intenso e le tende rappresentano l'unico ricovero disponibile. Nonostante tutto, gli alpini rispondono agli attacchi degli uomini di Borojevic con tale vigore che alla fine il generale si rassegna e ordina ai suoi di desistere. Il contrattacco viene interrotto. Da queste posizioni cadute in nostre mani con l'epica azione dei 31 e poi difese con tenacia nei giorni successivi, partirà la conquista del Monte Nero. L'occupazione della cima si impone per proteggere le nostre forze sulla sinistra dell'Isonzo. L'attacco alla montagna viene preceduto da un bombardamento di obici pesanti campali della durata di un intero giorno. I pezzi arrivano a Dresenka il 10 giugno. L'ordine di operazioni viene firmato dal maggiore generale Donato Etna, che ha il comando dei gruppi alpini A e B. Il fuoco degli obici sulle posizioni austriache si interrompe al tramonto del 15 giugno. Nella notte sul 16 le nostre forze si muovono verso gli obiettivi assegnati. Il generale Etna vuole sfruttare ancora una volta l'effetto sorpresa. Gli alpini, arrampicando la montagna protetti dalle tenebre, devono agire in silenzio, impiegando, prescrive il generale, poca forza che avanzi a spizzico, mantenendosi però ben collegata nel senso della fronte e della profondità. L'ordine è attestarsi a successivi appigli da fissarsi durante il giorno, quindi riunirsi mentre i piccoli gruppi avanzano sull'appiglio successivo. Il generale ordina di evitare qualsiasi rumore e di non rispondere al fuoco che i posti nemici eventualmente facessero perché, dice,
Non è col fuoco in simili casi che si può riuscire, ma con la ferma volontà di vincere a qualsiasi costo, col cuore saldo e con la baionetta. L'azione dovrà essere compiuta dai battaglioni Susa ed Exilles, che vi impiegheranno un totale di 6 compagnie. Le 4 compagnie del Susa hanno l'ordine di salire da nord verso la cuspide del Monte Nero. Le 2 compagnie del battaglione Exilles attaccheranno invece da sud. L'84esima compagnia, agli ordini del capitano Vincenzo Arbarello, di cui già abbiamo parlato nel video dedicato alle valanghe che potete vedere cliccando il link alle mie spalle, si muove sulla sinistra del suo fronte d'attacco, avanzando sull'orlo di un precipizio, mentre sulla destra dello schieramento agisce la 31esima compagnia del capitano Rosso, che sale per un ripido piano inclinato. L'attacco del battaglione Susa deve invece svilupparsi lungo la cresta. La 35esima compagnia del capitano Vittorio Varese avrà l'appoggio della 36esima comandata dal capitano Bianco. Al sottotenente Pietro Barbier, che ha già guidato l'attacco dei 31, è invece affidata l'85esima compagnia, la quale con la 102esima del capitano Achille Davè è chiamata ad avanzare verso il Monte Lemez. Il capitano Arbarello, con l'84esima, agisce come punta avanzata e muove dal Kozliak a mezzanotte. Lo accompagna il sottotenente Alberto Picco. Ognuno dei suoi uomini porta con sé un sacchetto pieno di terra, del quale si dovrà servire come riparo in caso di bisogno. La 31esima compagnia con cui gli uomini di Arbarello devono ricongiungersi muove verso la vetta da Planina Zaslap. Le 2 unità avanzano per quanto possibile silenziosamente, protette dal buio di una notte senza luna. Nessuno si accorge di loro. I difensori del Monte Nero sono impegnati in lavori di rafforzamento della posizione e non percepiscono alcun rumore, benché gli alpini si stiano spostando su di un terreno roccioso. Le vedette austriache infine scorgono gli italiani solo alle 3:30 del mattino e, come scrive Piero Pieri, aprirono il fuoco. Immediatamente il sottotenente Alberto Picco si lanciò all'assalto con la pattuglia di punta, seguito dal capitano Arbarello e dalla pattuglia di punta dell'84esima compagnia e subito dopo da tutti gli altri. Al termine di una breve resistenza, i difensori sopraffatti fuggirono, lasciando sul terreno 18 morti e 10 prigionieri. Il sottotenente Alberto Picco, pur ferito, rifiutò di abbandonare il campo e morì nel corso del combattimento. Anche le compagnie del battaglione Susa raggiunsero gli obiettivi loro assegnati, avendo ragione degli avversari poco prima dell'alba. Per aggirare le posizioni austriache, esse erano state costrette ad attraversare il nevaio ghiacciato che si trovava sotto il monte Vrata. Alle 4:14 del 16 giugno 1915 la vetta del Monte Nero era in nostre mani. La conquista della montagna fu un fatto d'arme che colpì la fantasia dell'opinione pubblica nazionale, sollevando un grande interesse e apportando nuovo prestigio alle truppe alpine. Seppur non decisiva dal punto di vista militare, tuttavia la caduta del Monte Nero ebbe notevole effetto anche sugli austro-ungarici. Scrive infatti Fritz Weber: il 16 giugno, con un attacco a sorpresa, 2 compagnie di alpini riuscirono a conquistare la vetta del Monte Nero. Tatticamente il successo non aveva valore, poiché lo spazio era troppo ristretto per poterli far affluire altri reparti, ma la perdita di un punto saliente del nostro fronte difensivo non fu quanto ci voleva per rafforzare la fiducia delle nostre truppe in vista dei giorni che ci attendevano. Gli italiani erano un nemico pronto ad ogni sacrificio e sprezzante della morte. Anche per oggi, dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre qui sulla linea della memoria.